Le carni del sarago, tra i protagonisti indiscussi della cucina marinara partenopea, sarebbero dure come il legno e dunque immangiabili. Questo l'allarme lanciato da alcuni pescatori che hanno registrato lo strano caso in più tratti costieri del Golfo di Napoli. Non tutti però sembrano concordare con questi dati e continuano a garantire la qualità di uno dei pesci più ricercati e consumati nei ristoranti napoletani. Sono ottimi, sono varie qualità, 5, 6, 7 specie, però su una pescata di 20-30 kg, 2 o 3 kg potrebbero essere duri, però comunque sono buoni da mangiare, non è che non è buono. Io in merito vi posso dire, siccome sono 60 anni e svolgo questa attività da piccolo, che non è niente di allarmante. Prima di tutto i saraghi non è una qualità, ma sono 3-4 tipi, tra la quale o sarago varace, o sarago sorecil, o variale. E quella che fa lo scherzo, che non a tutti, ma alcuni saraghi escono duri di carne, la mia spiegazione può essere solo che il periodo che buttano le uova e le carni si assiccano. Però non è su tutti i sarachi, è su qualche sarago, perché capita questo, ma non danneggia la salute. Noi abbiamo sospeso un po' la vendita, quello là di veracio, perché quando capita su una quantità di sarago, alcuni sarachi del genere, e il cliente si viene a lamentare, ci rimaniamo male perché non è di nostra conoscenza. È nelle carni del sarago, perché secondo noi è quando butta le uova che asciuga le carni. Il fenomeno dunque, a quanto dichiarato dai pescatori partenopei, che rendono comunque noto di aver sospeso la vendita di alcune varietà di sarago, sarebbe già noto da tempo e non così preoccupante. È un fenomeno che si sente da un po' di tempo, a qualche anno, però non è sempre, è a periodo, e torno a ripetere, non è a tutti i sarghi, è una razza di sarghi. Sul sarghi verace, sul pezzuto, sul sarghi soricillo non succede questo.